Un buonasera dallo stadio Iorlano di Lioni, seconda gara del torneo delle ditte, edizione 2015. Tra pochi secondi si affronteranno nel campo Desimone Group contro Impresa Edile Nittoli. Al mio fianco al commento tecnico Carlo. Buonasera, buonasera. Allora, già ieri sera abbiamo avuto modo di vedere la prima gara, quella tra Pizzeria Il Sorriso contro Quet Fratelli Bravoco. Alla fine è venuto fuori un 1-1. Sì, 1-1. Questa sera un'altra gara importante, lo stesso girone. Sarà come sempre una sfida sicuramente combattuta, due squadre molto forti, hanno diversi elementi importanti in squadra. Come detto ieri, volevo ricordare sempre il sondaggio fatto tra i tifosi. Ieri ci fu un buon numero di votanti che aveva dato la vittoria del Sorriso, quest'oggi invece c'è stata una parità praticamente nei voti, quindi vedremo stasera cosa succederà. Comunque andiamo a vedere le rose delle squadre. Allora, Desimone Group in maglia azzurra con striscia rossa al petto si schiera con Pastore, Colantuono Salvatore, Paola Ercia, Albanese, Colantuono Luca, Cosentino, Ciotta, Biondo, Volpe, Albanese Fabio, Aromatico, Garofalo Giorgio, Quagliariello, Cordasco, Sagliocca, Quagliariello Mario e Bocchino. Vediamo invece la formazione di Impresa Edile Nittoli in tenuta gialla e pantaloncini azzurri. Praticamente si schiera con Mainolfi, Nesta Rocco, Garofalo Antonio, Nittoli Michael, Nittoli Albino 87, Nesta Antonio, Cozzarelli, Nittoli Albino 84, Caruso Giuseppe, Di Paolo Michele, numero 11 Nittoli Marco, Alifano Pino, Di Luzio, Albanese Mario, Panetta, Napolillo, Di Conza Carmine e Di Conza Giuseppe. Avremo qualche problema ovviamente in telecronaca, abbiamo molti casi di omonimia, però cercheremo come sempre di fare del nostro meglio. E andiamo a vedere un po' chi può risolvere la gara, uno dei giocatori che può essere protagonista di questa gara. Beh, sicuramente tra le file della squadra gialla dell'Impresa Nittoli è uno dei giocatori più importanti, è proprio uno della famiglia, ecco, Michele Nittoli, che ha giocato quest'anno, quindi spicca il suo nome nella rosa, davanti il numero 9 Caruso è anche un altro elemento che ha giocato quest'anno, sì. Quindi uno che potrebbe dire la sua, soprattutto nel reparto offensivo, accompagnato comunque da un ottimo Alifano che seppur fermo da un bel po' di tempo e da non dimenticare anche Di Paolo Michele. Sì, che gioca, Michele Di Paolo, un giocatore importante che gioca dietro le punte, esatto, comunque, che sa il fatto suo per quanto riguarda delle dita. Invece per quanto riguarda la squadra di Desimone Group, tutti hanno detto è un bel gruppo, squadra che comunque gara che è cominciata in questo momento. Dicevo, è un bel gruppo, squadra che si conosce bene, sono molti amici i componenti della formazione in maglia azzurra. Ma comunque andiamo a goderci lo spettacolo di questa sera. E in possesso di palla adesso è la formazione di Desimone Group con il numero 17 Quagliariello Mario. Pallone però recuperato da Caruso Giuseppe. Alifano allarga il gioco per Nittoli Michael. Pallone che arriva a Nittoli Marco. Il suo pallone al centro su Alifano Pino, poi allontana il numero 3 Paolo Ercia di Desimone Group, palla che finisce in fallo laterale. Di Paolo tenta di far proseguire un compagno, viene chiuso il suo passaggio e palla che finisce in out. Pallone in avanti verso Caruso, poi Quagliariello Mario, palla che giunge al numero 15 Cordasco Maurizio, arbitro Romagnoli ferma il gioco e si riparte con calcio di punizione, già battuto Cosentino di testa ad allontanare e c'è però un giocatore fermo a terra, un giocatore che ha ricevuto il colpo, rimane a terra dolorante, dovrebbe essere Cordasco che si rialza proprio in questo momento. È iniziato meglio comunque Impresa Edile, che si è subito riversata sul
parte di campo in cui dovrà assegnare un buon inizio, quindi, anche se i ritmi, come anche la partita, ma siamo ieri, solo alle battute iniziali, quindi iniziali. Abbiamo tutto da vedere. Nittoli in possesso di palla, poi recupera De Simone, palla a Cosentino, allontana Cosentino pressato da un avversario, pallone giunge a Nittoli Marco, mette a terra la sfera, poi va il cross subito ribattuto da Quagliariello Mario, con le mani Nittoli Marco su Nittoli Michael, che gira un buon pallone al centro sul secondo palo, arriva Caruso, Caruso la tiene in capo, mette un buon pallone al centro, allontana di testa Cosentino, poi ancora Nittoli Michael, tiene palla, poi serve sulla destra un compagno, pallone che alla fine rimane ancora in possesso di Nittoli, ma l'arbitro però ferma tutto e comanda un calcio di punizione in favore di De Simone Group. Nell'occasione precedente bravo Nittoli a servire in aria Cozzarelli, il numero 7 Cozzarelli, che è stato caparbio, peccato però un'occasione importante subito nell'area di rigore non sfruttata, comunque a conferma il buon inizio della formazione in maglia gialla. Calcio di punizione affidato a Cosentino, lunga la rincorsa, anche la battuta molto lunga che giunge in area, esce Mainolfi che controlla che il pallone finisca fuori e gioca subito su Nittoli Marco. Di Paolo si gira, Di Paolo, e serve Nesta, pallone in avanti, Cosentino allontana e mette in gioco Volpe che di testa va in sponda, poi Nittoli Marco, poi fallo di Colantuono Salvatore su Nittoli Marco, calcio di punizione in favore di Impresa Edile Nittoli, alla battuta Nittoli Michael. Non si risparmieranno, se viste già adesso, insomma. Fa salire i suoi Nittoli, punizione battuta in area sul secondo palo Cozzarelli, gira un buon pallone, poi Biondo allontana, Nesta controlla la sfera, è pressato da Volpe, forse c'è fallo, non è di questo avviso l'arbitro che ha lasciato proseguire, è battuto il fallo laterale, non nella giusta posizione sembrava, quindi Nittoli Marco ad allontanare una situazione che poteva essere molto molto pericolosa. Battuta un po' così messa laterale, non sembra proprio essere regolare la battuta. Ha preso qualche metro in più, giusto qualche metro in più. Quagliariello Mario subisce l'intervento di Nittoli Albino 87, anche in questo caso l'arbitro non ha fischiato fallo e quindi palla che è finita fuori e si riprenderà con un rinvio dal fondo e batterà Nittoli Albino 87. Proprio però sui piedi di Quagliariello Mario che si libera di un avversario, poi la conclusione, palla che si stampa sulla traversa, la prima conclusione del match di De Simone, pallone che si è stampato sulla traversa. Da rivedere comunque la battuta del Vino che ha scaturito tutto ciò, ma grandissima conclusione in porta di Quagliariello, che è abituato a grandi gol nel torneo dell'Elite, questa volta ci stava andando vicino, un gran tiro, peccato, sfortunato in questo caso Quagliariello. E quindi annotiamo una traversa per De Simone Group, che la prima volta che si è affacciata nell'area di, dell'Impresa Edile Nittoli è andata subito vicinissima al gol. Questione davvero di centimetri. Prima vera grande occasione ovviamente del match. È ancora De Simone Group in possesso di palla. Cosentino cambia gioco da questa parte per Colantuono Luca, che però non può mai raggiungere questo pallone. Palla in out con le mani Nittoli Marco su Nittoli Michael. Ancora Nittoli Marco. Alza un campanile controllato da Di Paolo,
allarga su Nittoli, Michael, poi Cozzarelli, va al dribbling Cozzarelli, si accentra, poi buon pallone al centro, attenzione, palla che rimane ancora lì, poi sbroglia tutto la difesa di De Simone. Volpe subisce fallo e calcio di punizione in favore di De Simone Group. Pallonetto di ripartenza su Volpe, giusto il fischio dell'arbitro, pericoloso prima, impresa di Nittoli, buona occasione, ancora una buona giocata di Cozzarelli sull'out destro, non ancora sfruttata al meglio. Biondo, bello il pallone di ritorno, poi liscia clamorosamente il tiro albanese, poi Cozzarelli recupera, tiene in campo questo pallone, no, palla che è finita invece fuori e si riprenderà con il fallo laterale. Biondo, Quagliariello Mario, ancora Biondo, 41 Salvatore in avanti su Quagliariello che di testa ha provato una sponda per un compagno che però non c'era e quindi Mainolfi fa subito ripartire i suoi. Caruso all'indietro per Nittoli Marco, Nesta Antonio in verticale di Paolo, buono, aveva cercato un corridoio ma la palla è stata intercettata dai difensori di De Simone Group, poi alla fine Michael, Nittoli all'indietro su Mainolfi e siamo giunti al decimo di questo primo tempo, 0-0 tra De Simone Group e Impresa Edile Nittoli. Degna di nota la traversa colpita da Quagliariello Mario e ancora Impresa Edile Nittoli in possesso di palla che però lo perde subito regalando la palla di fatto a De Simone Group. Biondo su Cordasco per Quagliariello, la sponda di Quagliariello che intendeva servire Volpe, ancora Biondo di testa, poi Di Paolo riesce a recuperare un pallone, attenzione, va in contropiede Alifano il diagonale, Pastore respinge ma il pallone è ancora vivo, è tenuto in campo da Di Paolo che riesce ad ottenere forse un calcio d'angolo, no, si tratta di rimessa dal fondo. L'arbitro un po' indeciso in questo momento, grande intervento di Pastore sul destro di Alifano, qualche incomprensione c'è stata a centrocampo prima su un mancato intervento dell'arbitro, però poi bravissima a ripartire l'impresa Nittoli, comunque calcio d'angolo e vediamo questo, prima grande occasione insomma. E vediamo questo calcio d'angolo che batterà Alifano, mi sembra battuta di Alifano direttamente sul primo palo, allontana la difesa di De Simone Group, ancora Alifano al centro, lisciano in tanti, poi palla che arriva a Nittoli Michael, attenzione, batti Di Paolo e con affanno De Simone su questo attacco di Impresa Edile Nittoli, poi l'arbitro ferma il gioco e comanda calcio di punizione in favore di De Simone Group, ma un'altra buona occasione Di Paolo che aveva calciato bene sulla traiettoria, si è trovato un difensore adesso che... occasione importante anche per Impresa Nittoli, quindi dopo quella di Alifano ne ha avuto un'altra gigantesca qui. Quagliariello Mario largo, poi serve al centro Volpe, passaggio però intercettato ancora da Nittoli Marco che avanza, si allunga la sfera, supera un avversario, si tratta del numero 6 Nesta Antonio, poi pallone interessante ma troppo lungo per Caruso, non si sono capiti i due, però buona l'iniziativa del numero 6 Nesta Antonio,
forse uno dei più propositivi in questo momento, perché è un po' sull'ultimo passaggio, però sta facendo bene al centrocampo. Albanese, Biondo, lancio su Quagliariello, Mario fermato da Nittoli Albino 87, poi ottima chiusura, Nittoli Marco per Nesta Antonio, ancora Nittoli Marco, poi pallone in avanti che Pastore può gestire con i piedi, poi va al rilancio con i piedi Volpe, con l'antuono Luca, il suo passaggio viene intercettato poi Di Paolo, alla fine allontana tutto Garofalo Giorgio. Precedenza, ottimo intervento di Paolo Erce a chiudere la pericolosa ripartenza. Ancora scaturita la prima partita dai piedi di Nesta, che come hai detto prima, il centrocampo sta creando qualche grattacapo in più degli altri. Ora spreca un possesso palla impresa edile Nittoli con Nesta Rocco, che ha toccato per un compagno in maniera errata mettendo il pallone nel fallo laterale, già battuto Albanese, Garofalo Giorgio, ancora Albanese, si fa soffiare la sfera, poi la recupera con un fallo, però dice l'arbitro, e quindi calcio di punizione ancora in favore dei gialli di impresa edile Nittoli. Alla battuta c'è Di Paolo, si è tutta riversata in avanti adesso, nessun giocatore nella metà campo di impresa edile Nittoli. Alla battuta Di Paolo, pallone che cade in area, attenzione sul secondo palo, si inserisce Nesta che tocca all'indietro su Nittoli Marco, buono il cross, allontana con un pugno Pastore, poi Albanese subisce intervento falloso e quindi calcio di punizione. Tutto sommato un buon inizio di gara, primo quarto d'ora ormai ricco di occasioni, una soprattutto la traversa di Quagliariello, le due occasioni per impresa Nittoli. Partita comunque equilibrata, sì. E si passa da un buon impresa Nittoli a fiammate di Simone Gruppo, quindi un buonissimo inizio di partita, interessante. Sì, l'equilibrio comunque c'è tra le due squadre. Regna. Nel frattempo si rialza Albanese, che aveva subito un colpo da un avversario, e proprio da quella posizione si riprenderà con un calcio di punizione. Garofalo Giorgio sulla sfera, tocca corto per Cosentino, palla lunga di Cosentino, intercettato il pallone da Di Paolo, spalle alla porta Di Paolo, allarga sulla sinistra per Nittoli Marco, molto chiamato in causa dai suoi compagni, l'esterno sinistro di Nittoli. In questo caso sbaglia Biondo, è stato un avversario costretto a giocare all'indietro su Paolo Erce, che dà in avanti con il petto Volpe, poi Cordasco all'indietro per Garofalo Giorgio, ancora Biondo, pallone in avanti per Albanese, non si intendono i due, palla che finisce sul fondo e si riprenderà con una rimessa. Centrocampo ancora impreciso quello di Simone, deve ancora trovare le giuste geometrie, da migliorare qualcosa. Di Paolo gioca lungo, decisivo qui la spizzata di Cosentino, decisiva, decisiva praticamente, sì. Alifano, ottima la giocata di Di Paolo, che ha trovato ancora un varco dove mettere il pallone, l'intervento risolutivo di Cosentino di testa che ha messo in calcio d'angolo. Vediamo la battuta di questo calcio d'angolo,
batte Alifano, morbido al centro, palla che finisce ancora fuori e si riprenderà ancora con un calcio d'angolo. Lamentano un ultimo tocco. La nostra postazione si è visto sinceramente poco, però si stanno riscaldando gli animi, questo è poco ma sicuro. E si riprende con questo calcio d'angolo. Alifano ancora sul primo palo, allontana la difesa di De Simone Group, poi Cordasco, pallone lungo su Quagliariello, alla fine attenzione di testa Nesta Rocco, poi palla ancora per Cordasco, Cordasco può calciare, blocca a terra Mainolfi, poteva sfruttare meglio se in questa occasione di Simone Group. Stavo proprio per dirlo, c'erano due uomini sulla sua sinistra e un altro a destra pronti ad approfittare. Attenzione, è un buon recupero ancora di Albanese che si è involato sulla sinistra, chiuso al momento del cross e questa volta il calcio d'angolo è a favore di De Simone Group. Dicevamo, giusto per chiudere, si poteva sfruttare meglio, un'occasione secondo me sprecata questa. La De Simone comunque ha l'opportunità di battere un calcio d'angolo. Rimane in attacco De Simone, batte questo calcio d'angolo. Si piazzano i giocatori al centro dell'area, palla che arriva, attenzione, colpo di testa del numero 3 Paolo Ercia. E palla fuori. Quindi sono diverse le proteste in questi ultimi minuti. No, palla non è uscita, quindi. Infatti, sì. Vabbè. Ci abbiamo capito ben poco in questa situazione. Si riprende alla fine però con una rimessa che batterà Nittoli Albino 87, gioca corto su Nittoli Marco, poi Nittoli Albino 84 allarga il gioco su Nesta Rocco, in avanti il pallone di Nesta Rocco, è preda di Paolo Ercia che allontana di testa e servendo però Nittoli Michael, dà largo il pallone per Nesta Antonio, fermato da un ottimo intervento di Colantuono Luca, poi Biondo allarga il gioco pescando sulla sinistra Volpe, poi Volpe cerca una giocata difficile e alla fine fallo laterale già battuto. Alla fine altro tocco di Nittoli di Albanese, scusate, ancora Nittoli in possesso di palla, pallone giocato sulla sinistra per Nesta Antonio che ha provato a rientrare, si è addormentato in maniera clamorosa Colantuono con il numero 5. È un'occasione importantissima per Nittoli e quindi calcio d'angolo, c'è una decisione, si riparte da rimessa dal fondo. Vabbè, da questo momento in poi aspetteremo che si piazzi il pallone e poi andremo in cronaca. Cosentino, rinvio lungo verso il numero 19 Bocchino, poi Paolo Ercia ha commesso fallo su Caruso, c'è stata una spinta ai danni dell'attaccante di Nittoli, dell'impresa edile Nittoli, e Romagnoli ha comandato calcio di punizione. Buona opportunità, fase molto spezzettata, sì. Anche come la gara di ieri, cioè il gioco non scorre fluido. Esatto, era iniziata bene, un buon inizio di partita, adesso sì, un po' l'indecisione tra arbitro e giocatore, un po' nervosismo,
stanno facendo insomma diventare questa partita un po' troppo spezzettata. Comunque una buona occasione questa, punizione Nittoli che ha un bel piede, un buon piede, dalla distanza potrebbe... Io dico che ci prova. Infatti prende la rincorsa, il tiro, Pastore con i pugni. Ce l'ha questi numeri Nittoli, Michael. Sì, grande stoccata dalla distanza, 30 metri, 30-35 metri, grande risposta comunque anche di Pastore che ha messo in angolo, però insidiosa la conclusione del numero 4. Questo è un altro calcio d'angolo. E vediamo questo calcio d'angolo. Battuto sul secondo palo, grandissimo stacco, ma la palla torna ancora in gioco di Paolo. Suo cross ribattuto da Colantuono Salvatore, ancora di Paolo, poi palla che si perde in fallo laterale, ma quando avanzano le torri di impresa edile Nittoli è sempre un pericolo per la retroguardia di De Simone Group. Stavo proprio dicendo, volevo approfittare proprio di questo calcio d'angolo, ancora una volta è sfruttato quasi bene, perché è stata una grande occasione per Nittoli Albino. Sono molto più alti, molto più piazzati in aria e stanno facendo la differenza su queste palle inattive, andando vicino al gol, almeno in questo caso in maniera anche forse clamorosa, visto l'uscita a vuoto di Pastore. Nel frattempo palla lunga fuori gioco e c'è posizione di offside, aveva comunque controllato Cosentino. Paolo Ercia allontana, poi tocco di testa di Nesta Rocco e palla ancora in out con le mani. Albanese su Biondo, va subito in verticale, palla che rimane però ancora lì, alla fine sbroglia tutto Nittoli Albino 84, palla che giunge a Nesta Antonio che però viene recuperato da Bocchino, poi Caruso per Nittoli Marco. Anticipo di Paolo Ercia che può ripartire, attenzione, una brutta entrata di Paolo Ercia, entrata decisa, ha sentito il colpo di Paolo. Perentorio, l'anticipo prima di Paolo Ercia, poi un insensatissimo colpo, quasi sferrato a Michele Di Paolo che non è proprio questo santo, è rischiato abbastanza. Alla fine rimane dolorante a terra Di Paolo. Il calcio di punizione è in favore di De Simone Group. Batte lo stesso Paolo Ercia, corto però intercettato il suo pallone, Di Paolo ancora, gioca al centro su Nittoli Michael, Nesta Antonio all'indietro, Nittoli Marco in avanti, Cosentino è in vantaggio, poi però indecisione, alla fine Pastore blocca. Forse ha giudicato retropassaggio. Ha giudicato il retropassaggio. Sì, sembra di sì. Non so se sia la giusta decisione questa. È sembrato spazzare il pallone lontano Cosentino, alla fine ha un po' svirgolato anche dal fatto che stava arrivando Garofalo su di lui, quindi sì. Disturbato anche dal compagno. Esatto. Non era un retropassaggio. O sembra di averlo considerato tale, quindi credo si ripartirà da a noi fare, non c'era parso sicuramente, no, però non la credo a nessuno. Sembra che si riparta a calcio. Restituito forse il pallone. Si protesta tantissimo adesso. Ha restituito il pallone comunque la formazione di Nittoli. Sì.
Almeno abbiamo visto anche un po' di fair play, anche se comunque si continua a protestare. Sì, continuano le proteste. Adesso la gestione della partita diventa difficile a partire da Romagnoli. Diventano tante le chiacchiere e le proteste. Vediamo. Comunque, è come il tutto, sembra che come... sia tornata la palla. È come la partita di ieri sera, ovviamente, è ovvio che queste situazioni portano via molto tempo. Credo si riparta con una rimessa dal fondo, ma ormai non abbiamo più certezze. Si riparte sì con una rimessa dal fondo, ma si continua a protestare, poi come sicuro, insomma. Però si parte da questa, è stata restituita. Vabbè, comunque l'importante è che il gioco riprenda. Al rinvio c'è Paolo Ercia. Frattempo Mucchietto a centrocampo, si discute ancora, si discute. Il gioco non riprende. Stiamo qua. Aspetta. Sì, anche per la noia del pubblico che non sta apprezzando quello partita che succede già in campo. È diventata comunque, come detto prima, un ritmo molto basso, tante proteste, tante chiacchiere, si gioca pochissimo anche in questo momento. Tutto sembra perché è una partita di calcio questo. Si continua a non giocare. Si parla tanto. Si riprende. Albanese. Chiuso da Cozzarelli. Ultimo tocco è stato proprio di Albanese. Infatti il fallo laterale per Nittoli Group, che gestisce il pallone con Di Paolo. Di Paolo trova un buon pallone, però troppo lungo. Aveva trovato un buon varco ancora una volta Di Paolo. Peccato però, pallone lungo per i compagni. E palla ancora una volta sul fondo. E il rinvio di Cosentino. Nesta Rocco, due volte di testa, alla fine Nittoli Albino 87, che allarga il gioco su Nesta Antonio, palla in verticale fermata, poi Nittoli Michael, Nesta Rocco, palla per Caruso, buono il tocco per Di Paolo, non si chiude l'1-2, poi alla fine prova. Pallone giunge a Nittoli Michael, la conclusione ribattuta da Colantuono Salvatore, forcing adesso però di Nittoli che sfiora il gol con il colpo di testa proprio di Nittoli Michael. Primi applausi come dalla tribuna, occasione, partita dai piedi di Nittoli Michael, una bella stoccata da fuori aria, poi bravo Costrelli nella respinta a mettere forse anche casualmente la palla in mezzo e per un soffio non è arrivato Michele a colpire in maniera decisiva verso la porta. Da tempo l'intervento di Nesta Antonio deciso su Colantuono. Ma anche i giocatori non stanno aiutando tantissimo l'arbitro comunque. Io infatti quello l'ho dato più che l'indecisionale, proprio incomprensioni fra arbitro e giocatore. Manca una sorta di comunicazione. Infatti il fallo laterale è per De Simone Gruppe, viene battuto in questo momento da Colantuono Luca. Di testa chiude Nittoli Marco. Ancora Colantuono Luca con le mani. Poi il pallone giunge ad Alifano, Alifano che subisce l'intervento falloso di Cosentino. Ingenuo Cosentino in questo caso, non ha allargato le braccia, è rimasto dietro, è commesso chiaramente fallo. Furbo Alifano, è un po' ingenuo però Cosentino, che ha visto pure che l'avversario si era fermato, non cercava altro che il fallo, così è stato. E calcio di punizione che batterà Di Paolo. Vediamo
quale opzione sceglierà, se la conclusione in porta dalla rincorsa oppure un cross morbido al centro. Penso voglia il tiro. Infatti prova a calciare non una delle migliori punizioni di Paolo. Parla abbastanza lungo, non granché. Si devono sfruttare meglio queste occasioni, sfruttando anche le torri in aria, visto, come detto prima, ce ne sono. Ennesimo rinvio dal fondo per De Simone Group. Quando siamo giunti al trentesimo di questo primo tempo, 0-0 tra De Simone Group, Impresa Edile e Nittoli. Ricordo, gara valevole per il torneo delle ditte edizione 2015, città di Lioni. Si riprenderà con questo fallo laterale già battuto. Quagliariello Mario per De Simone Group, subisce fallo e quindi calcio di punizione questa volta in favore di De Simone Group. Che ha un po' di difficoltà a tenere palla alta. Sì. Si è fatto un poco schiacciare negli ultimi minuti, non riesce più a portarsi in avanti. Vediamo se sfrutta questa occasione con un calcio di punizione battuto su Bocchino, poi di testa Nittoli Albino, palla che rimane lì, poi allontanata definitivamente su Caruso Giuseppe, che prova a girare il pallone, ma ringhia su di lui Garofalo Giorgio. Poi alla fine gioco fermo e ancora calcio di punizione per Nittoli, già battuto. Nittoli Michael, pallone in avanti gestito da Paolo Ercia, che non ci pensa su due volte, spara in avanti, pallone recuperato da Bocchino per De Simone Group, che avanza un po' di spazio davanti a sé, viene fermato al momento del tiro fallosamente, dice Romagnoli, e quindi calcio di punizione da ottima posizione. Si riaffaccia in avanti De Simone Group, stavamo dicendo aveva problemi a seguire, adesso è un'occasione importantissima. Ricordiamo soltanto l'occasione di Quagliariello, la traversa, il resto poca roba, però adesso l'occasione è importante. Sul punto di battuta ci sono Biondo, Colantuono e Paolo Ercia. Vediamo chi andrà più. Credo alla fine che sarà il mancino di Biondo. Occasione importantissima questa. Andiamo a vedere. Scusate. È tutto pronto, vediamo Biondo. Occhio anche a Paolo Ercia, alla corsa lunga. Parte il Biondo, però tiro alto che ha colpito male il numero 8 di De Simone Group. A testimoniare il bruttissimo momento della partita, punizione alle stelle, occasione sprecata. Di Paolo in avanti, non benissimo Paolo Ercia in questo caso, e palla messa in calcio d'angolo. Si ritorna nella metà campo di De Simone Group. E vediamo questo calcio d'angolo. Salgono le torri di Impresa Edile Nittoli. Allontana la difesa di De Simone. Poi attenzione! Pastore si ritrova il pallone. Ci ha provato Caruso in rovesciata in aria. Attento Pastore che blocca e va al rinvio. Altra buona occasione comunque per Impresa Nittoli in questo caso. Fallo laterale, batte Ciotta, Quagliariello Mario, poi chiusura decisa di Nittoli Albino, 84, poi Alifano chiuso da Garofalo Giorgio, poi Cosentino determinato, fa perdere il primo pallone del torneo, lontano, sì. Pallone che ha scavalcato il muro di cinta dello stadio Iorlano di Lioni.
occhio qui, Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Sulla battuta, sul punto di battuta c'è sempre Di Paolo. Vediamo se in questa occasione riuscirà a sfruttare. Cercherà la testa di un compagno, quasi sicuramente. Pallone morbido sul secondo palo, di testa, rigore. E c'è calcio di rigore. Calcio di rigore decretato da Romagnoli. Forse una spinta. Una trattenuta. Sembrava più una trattenuta di Cosentino biondo. Cosentino imbufalito con l'arbitro, attenzione, forse è un cartellino. Calcio di rigore. Era vicinissimo l'arbitro, che ha giudicato con fermezza il dischetto, quindi sicurissimo in questa occasione l'arbitro Romagnoli. Qualche trattenuta c'è stata, non possiamo negare, non si è capito tanto, però l'arbitro è stato deciso, quindi credo sì, anche perché era comunque molto vicino all'azione, quindi avrà visto bene. Poi ovviamente alla regia e al montaggio Tony Romagnoli, ma vediamo il rigore. Nittoli Michael spiazza Pastore, 1-0, impresa edile Nittoli su De Simone Group. Eh sì, insomma, da rivedere. In questa situazione si è capito, ripeto, la nostra posizione vediamo ben poco, ne vedremo al replay magari per risolvere questo dubbio. Allora, sembra comunque che la formazione di Simone non abbia protestato più di tanto, l'arbitro è stato deciso e convinto della decisione, quindi prendiamo atto e De Simone passa in vantaggio. Si sblocca il match al 40° del primo tempo, 1-0 per Impresa Edile Nittoli su De Simone Group. Il gol realizzato su calcio di rigore da Nittoli Michael, primo rigore del torneo, realizzato in maniera impeccabile, spiazzato Pastore, quindi di ottima fattura il calcio. E adesso sono curioso però di vedere la reazione di De Simone Group, che diciamo primo tempo sentivo un po' i commenti qui sulla tribuna, ha deluso un po' le aspettative. Sì. Abbiamo visto solo quel tiro di Quagliariello Mario, che si è stampato sulla traversa all'inizio, poi però non è riuscita a impensierire più di tanto la retroguardia di Impresa Edile Nittoli. Sì, infatti adesso speriamo si accenda la partita. Con le mani biondo al centrocampo, e qui arriverà il cartellino giallo, infatti mostrato il giallo a biondo. Speriamo non perdono la testa, un intervento particolare di biondo, insomma, al centrocampo. Punizione sacrosanta, andiamo questo calcio di punizione. Dettato forse più dall'istinto e dal momento di nervosismo dei suoi. Decisamente. Vediamo ancora alla battuta di questo calcio di punizione sempre Di Paolo, che proverà ancora il tiro. Sì, il tiro però non va, la conclusione si perde altissima sulla traversa della porta difesa da Pastore. Seconda volta che Di Paolo sbaglia la battuta del calcio di punizione. Anche se le distanze sono ragguardevoli. Certo. Funziona di partenza. Ciotta all'indietro per Colantuono Salvatore. Poi ancora Nittoli Albino, 84, che chiude bene. Mette il pallone fuori. Sta comandando al meglio la difesa Albino. Classe 84. Sta giocando una buona gara e sta comandando al meglio la fase difensiva della formazione Impresa Edile Nittoli. Con le mani ancora Colantuono Luca, in avanti su Quagliariello Mario, che è chiuso ancora da Nittoli, ma alla fine calcio di punizione. Punizione che batterà, penso, biondo, che è sul pallone. Direttamente in porta biondo, non si vede niente, e si riprende ancora con la rimessa dal fondo. Ricordo
per vedere di nuovo la gara, i canali di Irpinia Sannio TV ci chiedono informazioni qui sulla tribuna, però ovviamente solo il montaggio di Tony Romagnoli ci toglierà tutti i dubbi. E ritorniamo in cronaca dopo questo piccolo break che siamo stati costretti ad effettuare per domande che ci hanno fatto sulla tribuna. Nesta Antonio, possesso di palla ancora Nittoli. Nittoli Michael aspetta il movimento dei compagni, poi dà in profondità su Di Conza Carmine. Di Paolo, dribbling secco su Bocchino, poi Nittoli Albino 84 in avanti, colpo di testa, palla che giunge a Di Conza Carmine, la conclusione, buono palleggio e ottima conclusione di Di Conza Carmine. Ottima occasione, si è preparato bene la conclusione e una buona giocata del neoentrato Di Conza. Occasione importante, ecco. Cosentino di testa, ancora la difesa Nittoli Albino, poi Biondo, un po' di batti e ribatti, la palla alla fine è recuperata da De Simone. Quagliariello Mario, pallone però ancora intercettato dalla formazione di Nittoli, palla però ancora una volta regalata, si gioca un po' a ping pong adesso, da una parte e dall'altra il pallone. Ancora non c'è stata la reazione nella formazione rosso-blu, vediamo adesso. Quagliariello Mario, spalle alla porta, trova Bocchino, pallone che poi arriva a Di Paolo, lancio lungo di Di Paolo, interviene Paolo Ercia di testa, poi palla in avanti, c'è fuorigioco, questa volta sì, c'è il fuorigioco, nettissima la posizione di offside di Conza Carmine. Dicevamo prima, giusto per chiudere, ancora non si è vista la reazione della formazione di Simone Rupp, inconsistente forse l'attacco, poco peso lì, solo Quagliariello rimasto lì davanti, poco supporto da parte di Bocchino, Cordasco e Albanese, quindi automaticamente Mainolfi guarda con tutta tranquillità l'andamento della partita. Un pallone sparacchiato in avanti, inseguito da Di Conza Carmine, alla fine Pastore ha bloccato, fa ripartire subito i suoi. Biondo ha allargato il gioco su Colantuono Luca, all'indietro Paolo Ercia, in avanti ancora buono l'intervento di Nittoli Albino, ma la palla è di De Simone Group, Bocchino, poi ancora Bocchino, va in dribbling in mezzo a tre, ha subito fallo Bocchino. Ottima giocata del giovane, ha saltato facilmente tre avversari. Adesso questa è un'altra occasione buona, vediamo se riusciranno a sfruttarla al meglio. Prima Biondo non è stato precisissimo, anzi vediamo adesso cosa accade. Queste sono occasioni importanti perché davanti si crea poco e quindi bisogna almeno risultare decisivi in queste occasioni. Quella è la posizione dove può andare anche un destro, ma penso che sarà ancora Biondo però a calciare. Parte Paolo Ercia sulla barriera, poi Biondo in avanti, Mainolfi in uscita, blocca e rilancia subito su Caruso, appoggio di Caruso su Di Conza Carmine, palla però è ancora nei piedi di Cordasco Salvatore, fermato però da Nesta Antonio, Di Paolo, Nittoli Michael che allarga il gioco ancora sulla sinistra per il numero 5. Nittoli, no, si tratta il numero 15, Panetta.
finisce 3-4. Sì, finisce qui il primo tempo, ricordo risultato 1-0 per Impresa Edile Nittoli su Desimone Group in virtù del rigore trasformato da Nittoli Michael, e quindi si va a riposo 1-0. Carlo, è iniziata bene, una partita che sembrava promettere tanto, poi un po' il nervosismo, un po' le indecisioni arbitrali che hanno caratterizzato il match hanno spezzettato il ritmo della gara. Insomma, comunque una partita combattuta, questo possiamo non dirlo, e quindi 1-0 su calcio di rigore, il primo rigore del torneo d'elite come detto, e quindi vediamo questo secondo tempo, insomma primo tempo in cui si è visto non tanto spettacolo, però molta foga agonistica, si è combattuto tanto, vediamo come andrà questo secondo tempo. Bene, diamo la linea alla regia, la riprenderemo tra qualche minuto per il secondo tempo della gara.